La visita in provincia di Teramo del ministro per le infrastrutture Matteo Salvini mobilita gli amministratori dei comuni della Valfino che chiedono da tempo il finanziamento del tratto della Pedemontana Marche Abruzzo Molise tra Capzano e Bisenti, opera ritenuta decisiva contro l'isolamento della vallata e il conseguente spopolamento. Per questo motivo una delegazione dei sindaci e amministratori domenica incontrerà il ministro, tra questi il presidente della provincia di Teramo, Camillo D'Angelo. Sì, siamo rimasti delusi dopo la ripartizione dell'FSC, dove attendevamo una somma, almeno uno stralcio, perché questa strada che riteniamo importante sia per la comunità di Bisentina, quindi della comunità della Valfino, per un collegamento verso Teramo e verso Pescara, sia per l'opportunità che ha perso la provincia di Teramo per collegarsi con la parte sud, quindi con Pescara e Montesilvano. Quindi dopo la delusione dell'FSC abbiamo pensato di costituire una delegazione e chiedere al ministro Salvini un intervento significativo per riprendere quell'iter che si è bloccato 20 anni fa. Questa strada, quella pedemontana che va da Ascoli Piceno, Teramo, poi Pescara, è una parallela fondamentale alla 14 per garantire la sopravvivenza delle aree interne. Restando sul tema della viabilità, D'Angelo ha comunicato che questa notte sulla strada provinciale su Ponte Arno che porta a Pietracamela sono caduti dei grandi massi che hanno bloccato parzialmente la viabilità montana, una strada che ricordiamo sarà utilizzata per il Giro d'Italia. Purtroppo questa notte sulla SP43 sono caduti massi di dimensione importante in maniera diffusa e tantissimi massi sono in bilico lungo la parete bloccati da alberi. È a rischio purtroppo anche la tappa del Giro d'Italia, che sicuramente per il prossimo maggio non potrà vedere la sua esecuzione se non si avrà un rimedio e quindi un sostegno anche da parte della Regione Abruzzo.